Accanto a lei c'è Simone Falco, ricercatore italiano ad Oxford, che si trova in questo momento a Napoli. Allora, come valuta la nascita di questo movimento, Simone Falco? Lei, questo avvocato Pisani che è accanto a lei, con cui discuteva animatamente anche durante la pubblicità, è un Masaniello o un Robin Hood? Beh, vede, noi effettivamente stiamo discutendo animatamente perché condividiamo l'idea di fondo del contestare il modo in cui si sta applicando questa cosa, però diciamo arriviamo volendo a due conclusioni diverse. Io penso che questa nascita di questi movimenti anti-Equitalia sia semplicemente una manifestazione di un malessere popolare che è stato cavalcato sia dai media che dalla politica in maniera a volte anche un po' cinica, devo dire la verità. Però non trovo giusto contestare l'ente Equitalia in sé, in quanto è semplicemente, come diceva Rizzo, un ente che applica leggi fatte dal Parlamento. Quindi se noi contestiamo Equitalia dobbiamo contestare le leggi che ha fatto il Parlamento. Per quanto riguarda invece i soprusi, e questo viene dal reale problema, secondo me, dell'Italia, che è lo scarso funzionamento della giustizia. Se Equitalia si permette di fare dei soprusi è perché pensa, crede, ritiene che non sarà punita per questo. Se invece la giustizia funzionasse e fosse veloce, non ci sarebbe questo problema, perché anche qualora ci fossero dei soprusi ci si vorrebbe subito rimedio, e se la giustizia funzionasse non ci sarebbe bisogno di persone difendano i cittadini, li istruiscano e li difendano in maniera gratuita, perché dovrebbe essere così che funziona uno Stato. Per questo io